Un saluto, ben trovati all'appuntamento con il nostro TG Architettura. Tutte le notizie dal mondo dell'architettura a 360 gradi. Ci trasferiamo subito al CERSAIE, edizione 2015 attesissima perché Atlas Concord ha presentato un progetto, si chiama Exquisite Club, un'area concept che ha un po' la funzione di esplorare gli spazi commerciali contemporanei che sono dedicati alla ristorazione, ambienti che creano un ricercato connubio tra gourmet, ma non solo, c'è anche il design. E il progetto dello spazio è a firma dello studio MPA Mattia Parmigiani Architects ed è realizzato in collaborazione con alcuni importanti brand del settore architettura e design coinvolti nella fornitura dei complementi d'arredo. Insomma, Marcello, una bella notizia che arriva dal mondo del CERSAI. Ma anche la seconda notizia non è da meno. Il primo premio di Restaurant and Bar Design Awards 2015, infatti, è andato ad un piccolo ristorante di Anversa, il The Jane. Il cuoco è ai fornelli dentro una cappella sconsacrata di un ex ospedale militare. Il locale è stato disegnato dallo studio di architettura Piet Boon di Amsterdam. Allora, trasferiamoci, facciamo un viaggio che continuiamo. Andiamo a Londra perché nascosta dietro la cortina di case ottocentesche sorge una costruzione davvero insolita, noi ve la raccontiamo. Si tratta di un maestoso albero di sommacco abbracciato da un basso e curvo edificio in legno. E si tratta più precisamente dell'ampliamento dell'abitazione ottocentesca di un noto critico d'arte. Pensate a come è stata cambiata la sua faccia, realizzato dallo studio di progettazione 6A Architecture all'interno del giardino della casa di famiglia. E rimaniamo sempre a Londra per l'ultima notizia. Il designer Paul Cotsdege e lo studio di ingegneria Arup hanno infatti lavorato insieme ad un progetto particolare, una scala vivente, vegetale, da posizionare all'interno degli uffici per l'impresa creativa Ampersand a Londra, nel quartiere di Soho. Una scala a chiocciola di quattro piani senza pilastro centrale, con l'obiettivo di aumentare la creatività e stimolare il dialogo fra i dipendenti, ma anche la fantasia e l'immaginazione, portando la natura dentro l'edificio.